È stato un risultato plebiscitario quello che ha incoronato Matteo Renzi ad Arezzo, è il secondo risultato che premia comunque anche il lavoro di Matteo Renzi sul territorio, come lo commentate? Ma insomma, il day after è sempre complicato, oggi oltre ad essere complicato è anche un giorno bellissimo perché effettivamente si dà sostanza a un percorso che dura qui questo territorio da 2 o 3 anni. L'unico dispiacere che ho è che se magari un anno fa si fosse riusciti a, come dire, a portare a casa questo tipo di risultato con queste percentuali, probabilmente adesso non ci ritroveremmo così a governare con Alfano e sotto i dettami del nuovo centrodestra, che è una formazione che non ha votato nessuno, quindi con la legittimità, quindi che rispetto a chi ha preso 3 milioni di persone sicuramente tira fuori. 35.000 elettori in provincia di Arezzo, più o meno, è un dato questo che parla anche sicuramente di elettori che magari vengono dal centrodestra, comunque vengono anche da altre formazioni politiche che hanno risposto comunque all'appello delle primarie. Allora, le primarie servono proprio per provare a aprire, come dire, il partito e, come dire, poter portarci dentro anche persone, elettori che non avrebbero preso in considerazione di votarlo. Il Partito Democratico con questo la sfida l'ha accettata di tanti anni fa, di fatto dal 2006 in poi che si fa questo percorso qui, ritengo che sia effettivamente la vera essenza del partito, quindi se tra l'altro se non si prende i voti di chi ha votato o altri partiti probabilmente non si vincerebbe mai, perché a meno che non vengano a votare solo i nostri, ecco, quindi questo è il problema. Per quanto riguarda il territorio aretino, fra comune ovviamente e provincia di Arezzo, a livello politico cosa cambia questo voto? Ma allora, il percorso che noi abbiamo, che è cominciato qualche anno fa, ricalca quello che di fatto si è finalmente sublimato a livello nazionale, quindi per noi i costi della politica sono anche quando i servizi, di fatto le aziende pubbliche non riescono a lavorare con principi di economicità, di trasparenza, e quindi da questo punto di vista noi sono anni che andiamo promuovendo un percorso di accorpamento delle aziende pubbliche e anche ridefinizione dei portafogli pubblici per quello che è strategico e quello non. Dall'altra parte lo stesso, la spesa sociale, chiaramente dovremo, che di fatto sono, diciamo, il welfare municipale, andrà sicuramente rivisto rispetto alle nuovi bisogni che la comunità ci pone. Terza cosa è il rapporto con l'associazione, con quelli che sta fuori. Il partito ha necessità poi di riaprirsi e di avere un contatto con chi sta fuori dal partito.